Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Christian e oggi vi faccio vedere come ho migliorato il mio arbalete 75 per fare pesca subacquea. Prima di cominciare vi do qualche informazione base sul mio arbalete. Innanzitutto l'arbalete è un fucile da pesca subacquea che utilizza come forza motore per spingere la freccia degli elastici. Nello specifico il mio arbalete ha una testata aperta con un'asta tahitiana con delle pinnette e una coppia di elastici circolari con delle ogive in dilema. Per sapere come realizzare questa tipologia di elastici vi lascio un tutorial qui linkato. I fattori che ho tenuto in considerazione per migliorare il mio fucile fondamentalmente sono stati tre. Il primo fattore è la qualità e la tipologia di mescola degli elastici che andremo a utilizzare. Sono passato infatti da una mescola progressiva che solitamente è indicata su fucili più lunghi a una mescola reattiva che nella mia esperienza ho trovato molto più efficace nelle misure corte, dei fucili più piccoli. Sono infatti passato da un doppio 14 progressivo a due elastici reattivi, uno da 14,5 e uno da 16. Nello specifico ho utilizzato dei Seagull Substream. Il secondo elemento che ho migliorato è lo spessore e la qualità dell'impiombatura dell'asta. In termini poveri, la connessione tra fucile e asta, spesso e volentieri di produzione, di base, quando compriamo il fucile, è spesso e volentieri o troppo spessa o di materiali non idonei. Nel mio caso c'era un nylon da 2 mm che da 2 ho portato a 1,40 con un monofilo di maggiore qualità. Ridurre lo spessore del nylon andrà a velocizzare l'uscita dell'asta, creando quindi un tiro molto più veloce e performante. L'ultimo elemento che ho cambiato è stato l'asta. Avendo cambiato gli elastici e quindi avendo degli elastici che sono più forti, ho dovuto appesantire l'asta. Come si appesantisce l'asta? Fondamentalmente sono passato da un'asta che aveva un diametro di 6,25 mm ad un'asta che adesso ha un diametro di 6,75 mm. Rapportare un'asta più pesante a degli elastici più forti è la scelta corretta, perché se questo non l'avessi fatto, avrei avuto degli elastici troppo forti, troppo tirati su un'asta sottile avrebbe fatto svirgolare il tiro, rendendolo poco preciso. L'ultima cosa che ho fatto è stata aggiungere un o-ring, un piccolo cerchietto di gomma sopra l'aletta per tenerla chiusa. Questa è una cosa di cui non mi preoccuperei più di tanto se state cominciando a fare pesca subacquea. Tuttavia, con l'esperienza e con le giornate passate in mare, noterete che quando l'aletta della vostra asta tahitiana si comincia ad aprire durante l'azione di pesca o durante la discesa, io la considero una distrazione. Andare ad applicare questo ring va a evitare questo, facendoci totalmente concentrare sull'azione di pesca e su quello che abbiamo davanti. Tutti gli accessori che ho utilizzato su questo video sono disponibili su mscliving.com. Fino alla fine di gennaio potete utilizzare il codice gennaio23 per avere uno sconto al checkout. Inoltre vi invito a contattarmi su Instagram per accedere al gruppo privato su WhatsApp, dove potete trovare compagni di pesca, consigli e nuove location in tutta Italia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi al canale e lasciate un like al video, e noi ci vediamo al prossimo video.